Noi realizzammo un buon progresso, perché mi pare che raggiungemmo oltre il 18%. Io battei Rigo in termini di preferenze, che era una cosa inusitata perché Mario era il detentore delle preferenze. Io lo battei e quindi se, questo fu l'elemento che esemplifica il superamento di quella concezione. Rigo, uomo tra virgolette di destra, aveva governato con i comunisti. Io, uomo di sinistra lombardiana, rompo l'alleanza con i comunisti e faccio una giunta di centrosinistra. L'esperienza si conclude in anticipo per una serie di ragioni, la prima delle quali, perché la mia giunta era caratterizzata, era una coalizione di sei partiti. Metà del tempo passava a mediare tra le diverse posizioni di questi partiti. All'interno del mio partito, Rigo, Vazzoler e la parte che era circa Pontel, circa la metà del partito, lavorava col Partito Comunista per defenestrare il sindaco e riportare la situazione ai precedenti. Visentini era il riferimento di queste personalità e si arrivò quindi, ecco, la cosa che bisogna dire in sede storica, visto che poi queste cose rimangono, è per gli equilibri di potere che avevano retto la città fino a quel momento, vengono messe in discussione nella mia elezione, perché io ero estraneo a quegli equilibri che si erano consolidati nel periodo precedente intorno alla figura di Rigo, con l'accordo anche del Partito Comunista e di altri, e quindi ricordo distintamente che non più tardi di 3 mesi dalla mia elezione, un'autorevolissima personalità veneziana e poi subito dopo un'autorevolissima personalità nazionale vennero a dirmi: ma si dice che tra 6 mesi tu non sarai più sindaco. Trascorsero i 6 mesi e un giorno ha aperto alle 8 di sera per vedere il telegiornale, la prima notizia fu comunicazione giudiziaria al sindaco di Venezia. Una comunicazione giudiziaria che non ebbe nessun seguito, che non ebbe nessun tipo di, anche perché, come dire, non ci fu neppure il procedimento perché era assolutamente campata in aria, ma molto più tardi stabilì il nesso tra quanto mi era stato detto prima e questa operazione che si fece. Non eravamo nel periodo di Tangentopoli, per capirci, eravamo molto prima, in un'epoca assolutamente fuori da ogni. E quindi questa modificazione intervenne sia per ragioni politiche generali. Gianni Pellicani passava sotto il mio banco, eravamo legati da fraterna amicizia, e diceva, e quando faceva mancare il numero legale portando via tutti i consiglieri comunisti dall'aula perché non si avessero i numeri per approvare le deliberazioni, mi diceva sottovoce: Nereo, dimettiti perché è l'unica soluzione. E io invece stavo al mio posto e ci rimasi quasi 3 anni, insomma. E dopodiché, sulla questione della legge speciale e della salvaguardia di Venezia e quindi della chiusura delle bocche di porto, dopo un accordo con Goria, allora ministro nazionale, eccetera, eccetera, stavamo votando appunto quell'accordo che avevamo sancito a livello nazionale, anche con la presenza del governo nazionale, dopo che Craxi venne in Palazzo Ducale a illustrare le linee del finanziamento che avrebbe consentito la realizzazione del MOSE, contro cui si opponeva Visentini, Rigo, Vazzolere e tutti quanti gli altri.
durante un consiglio comunale Rigo si assentò con Visentini e credo che andò a cena ai Due Forni. Quando ritornò in consiglio, mentre si stava sviluppando il dibattito, a un certo punto si alzò e mi venne a mancare la fiducia di una parte del mio partito. E quindi ci furono sia ragioni di politica nazionale che erano legate alla diversa collocazione del Partito Comunista, ed era la ragione per la quale Pellicani, sia ragioni di politica locale, dietro alla quale però stava l'equilibrio degli interessi che hanno retto la città per molti decenni.